cartolina di tanto tempo fa, quattro casi in croce scritto su salurità. Uno non ci crede, ma il posto è questo qui, dove ci resisti se ti manca un venerdì. Prima c'era un prato, adesso è una città. Si potrebbe dire che era meglio allora, ma prima c'era il buio, adesso non c'è più. Prima c'era un posto vuoto, adesso ci sei tu. E piano piano la cosa si fa, è come il tuo bambino che cammina già. E mano a mano che cresce io lo so, che poco tardi lei mi riconoscerò. Vita mia, ti butto via, poi ti ritrovo in altre vite. Tutti qui, come la mia, a domandarsi la vita che cos'è. Uno che si sbatte, a un altro non gli va. Uno ci ha provato, mentre l'altro no, non ci sta. Uno fa l'indiano, un altro fa il cowboy. Uno ha tanto tempo e si fa pure i fatti tuoi. E piano piano la cosa si fa, è come il tuo bambino che ti molla e va. E mano a mano cresce io lo so, che poco tardi lei mi riconoscerò. Vita mia, ti butto via, poi ti ritrovo in altre vite. Tutte qui, come la mia, a domandarsi la vita che cos'è. Questa vita è pazza finché vuoi, ma c'è solo questa ed è bastarda come noi. Vita mia, ti butto via, poi ti ritrovo in altre vite. Tutte qui, come la mia, a domandarsi la vita che cos'è. Che cos'è? Eccoci qua. Allora, benvenuti alla seconda puntata di Ottavio Live Desenzano 2023, la trasmissione televisiva, web televisiva dal tour La libertà di essere. Essere chi? Essere cosa? Oggi cosa si vuole essere? No, infatti a volte molti mi scrivono, dicono: ma tu che sei, un attore, sei un cantante, un regista, scrittore, che sei, che fai? Dico: ragazzi, io sono un po' tutto e tutto di niente, no? Come diceva Gabriella Ferri, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu, amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Questa non è la scaletta, però c'è un aneddoto che mi lega a Gabriella Ferri e al regista televisivo di questa trasmissione, Carlo D'Ursi. Perché nel 2004 noi a Casa al Nuovo di Napoli, in un garage praticamente trasformato a sala del teatro, noi facemmo una serata solo per le telecamere, senza pubblico, dedicata a Gabriella Ferri. Facemmo un concerto inedito, di cui ancora conservo qualche immagine di quella serata, ed era dedicato a Gabriella Ferri, che era scomparsa appunto nell'aprile di quell'anno, del 2004,
e Gabriella Ferri era stata l'anima di Roma. Io anche lì la scaletta fu cambiata perché cantai molte canzoni di Gabriella Ferri. Al pianoforte appunto c'era Carlo che suonava Rosamunda. Rosamunda, tu sei la vita per me. Carlo, non so se si ricorda sta cosa, infatti in regia mi fa segno che non ricorda questa cosa, ma io ricordo. E anche Dove sta Zazà facemmo nella versione di Gabriella Ferri, che poi dopo molti anni Enrico Montesano mi ha raccontato come è nata quella versione di Gabriella. E praticamente loro stavano provando Tiette la Cicca, che era uno spettacolo con Gabriella Ferri, con Enrico, e lei provava Dove sta Zazà, la versione che tutti conosciamo, no? Quindi bandistica. Lei però, cioè, voleva qualcosa di diverso. E allora chiese al violinista, lei era accompagnata poi da un musicista bravissimo, Lello il Pasticcere. Lei a un certo punto voleva registrare, cioè voleva fare nel programma dello spettacolo, in scaletta, questa Dove sta Zazà un po' diversa, come poi ha registrato nel disco, no? Solo un violino, no? E quest'urlo di dolore, no? Dove sta Zazà? Perché è una tragedia? C'è quest'uomo che alla festa di San Gennaro a Napoli porta la sua amata Zazà, sto Isaia la perde nella folla. Però la terza strofa, insomma, un po' ripaga il povero Isaia, perché dice: se non troverò lei che è tanto bella, ma accontenterò e trova sorella. Cioè, voglio dire, ragazzi, uno s'adatta, no? Quindi, allora, entriamo nella macchietta napoletana. Gabriella Ferri, famosissima per aver riportato alla luce Ciccio Formaggio, in una versione... anche questa molto particolare, con arrangiamenti originali, e gli autori della macchietta napoletana, gli autori più prolifici, sono stati Pisano e Cioffi. E questa canzone che adesso vi farò ascoltare è Maggia Curà, che è uno dei pezzi più geniali e divertenti della canzone, della macchietta, canzone umoristica, della canzone umoristica napoletana, della macchietta e della canzone comica. È lanciata da Nino Taranto, che è stato il re con la paglietta. Ecco, i re hanno la corona, Taranto aveva come corona la paglietta coi pizzi. I pizzi era la paglietta di Ciccio Formaggio. Maggia Curà! Maggia Curà, mi sa sta capa è una cosa pesante, pesante, ma sento. Mi fermo qua, mi fermo là, e a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzoi, è pazzoi, la gente dice fui, ma fui il viso del foglio. L'ho fatta per te, o grugni lo passo, o tengo per te. Ho venduto 200 carrozze, ho venduto 200 palazzi, a faccio lo passo, l'ho fatta per te. Sì, comunque se sta capone, comunque se sta capone. Hai, cure, hai, cure, a capo mo vesene. Maggia Curà, Maggia Curà. Ieri il dottore mi ha detto: mio caro, voi state in guaio. Toccate un po', guardate ciò. E a re la capa una specie di palle tennis a ruota. E tostai, e tostai, e come tosta la palla tennis, il viso del foglio, l'ho fatta per te. O grugni lo pazzo, o tengo per te. Ho venduto nel cuore lo schizzo, quanto più mi distrutta la razza. A faccio lo pazzo, a faccio per te. Sì, comunque si sta capone, comunque si sta capone. Ai, ai, cure, a capo ma pesone. Maggia Curà, Maggia Curà. Dico, ma ha fatto una donna perversa, bugiarda e spergiura. E caccia fa, che pozzo fa. Se mi suicida vedendomi morto mi mette paura. Ma disparà, non disparà, la gente dice che è meglio accampà. Il viso del folle, l'ho fatta per te. Ma allora mo campo sì, che è meglio per me. Mo mangio una sarda, una pizza, una scamorza, una cava per luzzo. O pranzo lo passo, o faccio per te, sì. Come mo pensi sta capone, come mo pensi sta capone. Ai, ai,
capa ma pesne, come ma pesa sta capa ne, come ma pesa sta capa ne, ai zigure, ai zigufu, ma capa ma pesa me, sì. Ed era Attenti alle donne, quella che ora vi vado a far sentire. Perché Attenti alle donne? Perché appunto una donna perversa, bugiarda e spergiura. No, allora, Attenti alle donne. Merita anche questa un cappello. Allora, Attenti alle donne è stata scritta dal papà dei cantautori italiani, che era napoletano, Armando Gil. Armando Gil scrisse anche una famosissima canzone italiana, che era Come pioveva. C'eravamo tanto amati per un anno forse più, c'eravamo lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione ed insieme riparammo dalla pioggia in un porton. E il mio pensiero vagava lontano a una stanzetta dell'ultimo piano, quando d'inverno al mio cuore si stringeva come pioveva. Insomma, una cosa. Però Armando Gil ha scritto anche delle macchiette, tra cui E allora, che praticamente è quella che è una canzone in cui canta il cantante e il pubblico, il cantante canta, giusto? Canta il cantante e il pubblico risponde E allora. Nel tram di Posillipo al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo a mezz'ora in via For, quando alla via Partenope saiette una signora. E il pubblico fa, e allora dissi subito, signora, se che qua. È una storia, qui alla fine, che lui incontra questa signora, alla fine vuole farsi pagare il conto d'albergo, capito? Insomma, pensa che questo sia un cafone fuori. E alla fine la canzone insomma finisce così. E allora senza aggiungere manco un yennua, pia un cappello e subito me ne scennetta là. Trua e ancora d'ac si scioffer pensione flora, e ietra trua melia che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che via vecchia panova non sa da mai cagnà. E quindi, parlando di allora, vi faccio ascoltare Attenti alle donne. Quando è una femmina vena dicere, non può durare, ce la sta, sta amore inutile. Io sono filosofo, metto a ridere, perché giustaccio che non fa manca si accidere. Perché la donna con baci e promesse fa le cose nel proprio interesse. E femmine si chiagnano, te vanno a ravuglia, e quando ti disprezzano, se vanno e tu attacca. Quando so scema l'uomo che non sanno capi, si dice non a femmina e allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dir la vuoi finir di farla stupido. Qui c'è un equivoco, sono uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senda macchina è più non ragiona, la ragazza con te si abbandona. Poi se ne viene un cinema, poi viene a strafugo, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta la casa all'11 confida alla mamma, mamma ha trovato un chiodere, più chiodere papà. Piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa può pure cogliere. Tocca che dici, ma c'è impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può discutere. C'ho una casa, un corredo e uno zio, io casi moro ogni cosa e dormio. E il povero Saverio quando è salito su, correte casa, lasciate, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie e la mamma, e tre fratelli piccoli che sa dare a magna. E che son che femmine, c'è poca pazzia, tu pigliano e imbrogliano, ti sanno in babucchia. Io
do un consiglio ai giovani che mo s'hanno sposa, che c'è sta tutta la vergine e niente a guadagnà. Che significa niente, però ecco ai napoletani a volte noi ne abbiamo bisogno, cioè non abbiamo bisogno di parole, cioè per esempio a Napoli per dire che è una cosa, capito, cioè ora come ci comportiamo in questa situazione, oppure minimizzare una cosa e oppure dai ma cosa dici, pago io, lascia stare il conto, oppure non prenderti particolari confidenze che non ti sono state accordate. Oh! Oppure per dire, insomma, una cosa accaduta molto tempo fa. Ecco, noi a Napoli parliamo con le vocali, non abbiamo bisogno del vocabolario. E anche a gesti, voglio dire, no? La fame. Teniai, chi stai, teniai, cioè te ne devi andare. Oppure, non voglio venire. Ecco, noi parliamo. Allora, parlando sempre di Totò, c'è una canzone meravigliosa che Totò ha lanciato in un film facendola cantare a Franco Ricci, che era un cantante in voga negli anni 50, che lanciò la famigerata "E la barca tornò sola", insieme a Gino Latilla fecero questa canzone, parodiata poi da Carosone, no? Che era una tragedia greca, tre fratelli pescatori, la mamma bianca, la barca nera, vanno nel mare, l'incognita straniera, i tre pescatori, quando siamo andati in mare per gli da straniera, non è che tanto era solo per salvare, era pure per, ecco, era per insomma avere un confronto interculturale, culturale, insomma, straniera. Vabbè, comunque, la canzone che Totò lanciò per il film Un turco napoletano, tratto il film da una commedia di Scarpetta, di Edoardo Scarpetta, Un turco napoletano, la canzone è Carmè Carmè. Questa canzone qui poi è stata cantata da moltissimi, io ci ho aperto gli spettacoli per tanti anni e questo arrangiamento che voi ascoltate lo facemmo almeno un po' di anni fa, forse quasi 10 anni fa, è un po' particolare, ecco, un po' ricercato, ci divertimmo, ecco, a mettere una nuova veste a tante canzoni di Totò. Questa l'hanno sempre cantata le persone alle feste, che è una tarantella, e anche Totò l'ha cantata in un film, l'ha canticchiata con Ninetto Davoli in Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Io adesso ve la faccio ascoltare e magari guardando la trasmissione, se vi va di cantarla, cantatela con me, io vi ascolterò a distanza, ma vi ascolterò. Musica. Mettra sudor in tuo cuore, con una smania fa l'amore, con un fuoco e gioventù. Quando avevo una figliola, mi avevo sangue in dall'occhio, poi mi remmano di notte e non carro niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre. Carmè, Carmè, io sono che buona pasta, va contenta a tutti e tre. Carmè, Carmè, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmè, Carmè, ma è denga a capa tosto, tosto, tosto con macchè. Per ogni uomo tre mogliere stava scritto in tuo giornale, ma una legge speciale faccia ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poco, mentre la donna in abbondanza, ma ne voglio fare una panzina di doia fuori te. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre. Carmè, Carmè, io son che buona
pasta va contenta tutte e tre. Carmen, Carmen, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmen, Carmen, ma è tenga a capa tosto, tosto, tosto con me. Carmen, Carmen, tu solo non mi basta ma ce ne voglio tre. Tutte e tre. Carmen, Carmen, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmen, Carmen, ma è tenga a capa tosto, tosto, tosto con ma che. Wow! Ed era Carmen, Carmen. Io di Totò ho cantato tantissime canzoni. Allora, io come ho cominciato a recitare? Come ho cominciato a fare questo mestiere? Perché poi è un mestiere questo. Lavoro forse pesante, come per me è un lavoro. È un mestiere, sì, si lavora con questo mestiere. E devo dire che quest'anno sono 20 anni di teatro, di carriera forse qualcuno in più. Qualcuno mi dirà, ma chi stai quando anni tiene? Ho cominciato presto. Il mio primo spettacolo teatrale, in cui il mio nome compariva in una locandina vera, è stato a 17 anni. Stagione teatrale 2002-2003. Sono passati 20 anni. Ragazzi. Tanti sono stati registi, tanti sono stati gli attori che hanno condiviso con me la scena, da grandi maestri come Alvaro Vitali, come Rosario De Cicco, Corrado Taranto, Loredana Simioli, Lucio Ciotola, insomma tanti bravi attori al cinema, Gino Rivieccio, Carlo Croccolo, e poi ne ho diretti altrettanti, sono stato diretto da Enrico Montesano, da Enzo Di Santo, da Corrado Taranto, e però io ho cominciato non appunto con il teatro, ma come canzonettista, come macchiettista, fantasista, come comico da matrimonio. Sì, io non mi sono mai sposato, ma certo ci sono andato vicino, però non mi sono sposato, però ho fatto tanti matrimoni, ecco. È capitato in passato che ho fatto anche 7-8 matrimoni in un giorno, non che li abbia celebrati, cioè non sono un sacerdote, dico no. Nel senso che ho fatto il cantante da matrimonio, anzi il comico, il cantante comico da matrimonio. Come funziona? Si arriva sul matrimonio per fare il flash. Cioè che già sta cosa, insomma, sembra una cosa sbrigativa, in realtà no. Perché magari arrivi sul matrimonio, però c'è già un altro cantante prima di te che sta aspettando di cantare. E quindi tu aspetti questo che è. Poi c'è l'esibizione, dopodiché tu magari devi andare. E c'è sempre chi viene fino a chi vuole la foto, chi. Io mi ricordo una volta c'era un signore che mi seguì fino a questa specie di bagno dove mi cambiavo. E bello spettacolo, bello spettacolo. E pure cantavo quando era. Tengo una portami che canta, è bravo, bella voce, se potresti fare qualcosa. Dico, non so, mandatemi un provino, una cosa. No, perché ne pone una bella ciaciuncella, che è bella voce, bella voce. Canta ipocrisia. Ah, canta ipocrisia, di Angela. E quanti anni c'ha? Tene 7 anni. 7 anni. Rivederti con l'altra donna che ti vive accanto. Cioè, la maestra praticamente. Ragazzi, facciamo fare le canzoni dei bambini ai bambini. Cioè, capito? A 7 anni il caffè della Peppina e taglierà le nonna Pina. Capito? C'è queste cose qui, ipocrisia a 7 anni, ed è ipocriti, cioè, a 7 anni, ma come si può fare, ipocrisia? Oppure, a 10 anni, quel che resta del mio amore, cosa resta del tuo amore a 10 anni? Cioè, no, cantiamo le canzoni in base, cioè, io so io a 40 anni, non è poco, metto a cantare il caffè della Peppina, mi diverto, il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè, ma perché? L'ho incisa questa canzone, giuro, l'anno scorso, è perché mi piace, capite? Cioè, io immagino sta Peppina che fa il caffè, ci mette l'aia, c'è poi la marmellata, la cioccolata, e poi dice, oh, che caffè, ecco, un po' come molti cuochi gourmet oggi, fanno il meglio, fatanzì, e poi dice, oh, avete visto che piatto? Ma non è meglio una bella cotone che fa su. Proprio capito? Pane e porchetta.
Ecco, invece tutti questi cibi moderni, c'è cioè il Big Porket, il Big Mac, Big Mac, che tu mangi, ma che cazzo ci sta dentro sto panino? Che tutto sa, tranne che di carne, ma che carne è? Oltre alle poltrone in pelle umana di Fantozzi sono anche i panini in carne umana. Io ho capito, forse non è che i comunisti mangiavano i bambini, li hanno congelati. Per mettere nei panini un McDonald's, nei tempi di guerra, hanno mandato negli Stati Uniti e ce l'hanno mandato sotto forma di cheeseburger. Cheeseburger! Ci stesse qualcosa che addinda, a parte i coloranti, pure perché se voi comprate il pane fresco, dopo 2 o 3 giorni si ammuffisce da un lato, no? Si fa quel verde sopra, quello bianco. Il pane del Mac, cioè di tutti questi fast food, buono, lo mangio anche io a volte per praticità, 10-15 anni conservato. Ma che ci sta? Cioè, che non è pane, è antibiotico. Cioè, io dopo che mi viene, si tenga la frepa, mi mangio un panino di questi fast food, e la roba mi sente meglio, veramente. Cioè, io avevo la febbre, ho mangiato un panino doppio burger con bacon, che fosse la pancetta, saluato male molo, male capo, male... Tutto! Certo, ho 5-6 anni in meno di vita, però non c'ho più dolori. Beh, ragazzi, diciamo che sì, oggi è tutto molto più... diciamo così, artificiale. Ecco, per esempio, quando noi andavamo in gita, no, le ragazzine, le nostre mamme ci facevano il pane con la frittata, era la merenda dei re, no? Oppure il pane spugnato, ecco, questa fetta di pane raffermo, e, insomma, con un po' di aglio. Sì, noi da bambini mangiavamo l'aglio, cioè, quello fa bene, non fa venire l'influenza, fa bene, è antiossidante. Infatti noi eravamo tutti antiossidati, ma giocavamo a distanza, capito? Cioè non potevamo capire che a volte da bambini si sentiva sta fiatata di aglio tra noi bambini, che a volte noi quando dicevamo mamma facevano in mescia le mamme, e con il pomodoro sopra, insomma, era una cosa la nostra merenda. Oggi invece le merende sono confezionate, capito? Sono cambiati i tempi, ecco. Cambiano i tempi, ma non cambiano i gusti miei musicali. E anche in questa puntata c'è l'omaggio a Renato Carosone, Torero. Tu pirdo suona in coppia e giornalette, è mamma da minacce, è padre da sarraggio. Fanno avuta capa sti fumette, guardandoti allo specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa è in uno torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che naccare in te sacca per ballare, e questi naccare tu ne fa belle mamma. Torero, questi basetta sudamericano, se le picche, torero, torero, olè. Ti fatta giacchettella corta, corta, un cazzo c'è la stretta, fiori ciurilla in fronte. Carina gentalete, non ti importa, ti senti un Marlon Brando, che a spasso se ne va, per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, e hanno ammurato tutto, occhio. Torero, e levati la capa sto sombrero, spagnolo e non si cavaliero, si innaccara di non ne sai su una, e così innaccara di non ne fa belle mamma. Torero, questi basetta sudamericano, con un sicario a vana gamma se le picche. Torero, torero, olè, specifico, a gamma se le picche non è l'ex di Shakira. Chiudiamo parentesi. Allora, ah, come bello mischiare ieri con oggi, ieri, oggi e domani. Famoso film di Vittorio De Sica con Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Tina Pica, Carlo Croccolo, Aldo Giuffrè, Tedia Clascarano. Ma che cast che c'erano all'epoca, ragazzi, questi attori meravigliosi. Ieri, oggi e domani come prima, seconda e terza. E è una macchietta pure questa che... sono legato per una cosa affettiva, perché il mio primo vero successo televisivo è stato Club Melannù ed andava in onda su Teleacheri Napoli Nova, Sky 854, ora non ricordo, comunque sì, andavamo su Sky, spettatori, tantissimi spettatori in tutto il mondo ci seguivano, chiamate in televisione dall'Inghilterra,
infatti mi ricordo due fan particolari, Antonietta dall'Inghilterra e Gina dalla Francia, che poi Gina l'ho anche incontrata un po' di anni fa, questa mia fan, mi regalò il profumo cellulare, insomma, veramente un affetto incredibile. Loro ascoltavano queste canzoni e all'epoca io a Club Melanù del grande, dell'immenso Tonino Tagliamonte, no? Che io vorrò sempre bene, e dedico a lui questa canzone che era la sua preferita. Ed è la canta nella prima puntata di Club Melanù. Fu un successo anche perché io feci un personaggio all'epoca che era Leonardo il mio melodico, e io cantavo una canzone chiamata Jessica, che faceva, ecco, mo a distanza di anni, sono anni che non la canto, che faceva: ci siamo incontrati a Redo Campanariel, pioveva pure a dirotto, non teneva manco un brel, mi dicesti ci vediamo domenica, stonga casa in de palazzina, viene ma piglie l'unice, stonga du sore ma cucina. Jessica, sei troppo magica, quando passa per secondigliano, mi remano in mano. Jessica, sei proto unica, l'ho giurato pure a tua madre, un giorno ti sposerò. Ed era questo omaggio appunto a questo personaggio. Io facevo anche Tanino la Capocchia, che era questo inventore che inventava, che ne so, il triangolo per i paracadutisti, che era un triangolo, cioè il paracadutista, quando si buttava, se sto paracadute non s'apriva, c'aveva il triangolo, che giustamente chiedevano: dove si attacca questo triangolo? Cioè, non posso inventare mai tutto io. Io ho fatto il triangolo, ma non so dove si attacca. Oppure facevo il dito fricio, sarebbe per risparmiare lo spazzolino, si metteva il dentifricio sul dito e si... Oppure il togli callo, che non, per risparmiare l'estetista, c'era un metodo per togliere i calli dei piedi. Com'era? Ve lo dico, vi posso garantire che alquanto... Vabbè, ve la dico, però all'epoca faceva ridere, spero che... Praticamente, allora, dunque, questa invenzione, Tanino parlava così, si chiama il togli callo. Allora, si prende il piede destro e lo si avvicina alla bocca e bisogna fare questo verso, perché così il callo se ne va nella gallina, prende e se ne va. Il pubblico rideva, ma vi posso garantire che, ragazzi, c'era anche il taglia uccelli anticoncezionale. Mo, questa mo avrei bisogno del complicato congegno meccanico, ecco che... Che non ce l'ho appresso, però insomma poi in una prossima puntata vi faccio vedere questa cosa, insomma. Oppure mi scrivete, perché poi avevo anche la mail Tanino la Capocchia, che era tanino@lacapocchia.it. Avete anche un libro, Le invenzioni della Capocchia, Tanino la Capocchia, un po' come James Bond. I am Bond, James Bond. Lui diceva: sono Tanino la Capocchia, capito? Anzi, I am la Capocchia, Tanino la Capocchia, che però scritto attaccato, ecco. Non... Poi fece anche Goku Sud, l'eroe che salverà il Sud, che aveva sta risata col freno a mano. Andai a fare le comunioni con questi personaggi. I bambini impazzivano per questo personaggio, no? Sono Goku Sud, l'eroe che salverà il Sud. Sta voce qua. Sono del... Aspetta, diceva del pianeta Percoca, galassia Falanghina, via Greco di Tufo. Cioè, ma dicevamo cose che poi Made in Sud ci ha quasi copiato. Vabbè, ma questo, vabbè, non sì, tanti, anche il mio melodico Leonardo. Il primo sono stato io, il mio melodico, a Napoli. Un successo, cioè le persone per strada mi fermavano. Ci fai un po' Jessica, cosa? Alcuni pensavano che Leonardo, il mio melodico, fosse mio fratello. Dico, no, so io che... Perché veramente c'era sto sdoppiamento di tra Ottavio e Leonardo. Infatti poi comparirono i video su YouTube con scritto Leonardo, non Ottavio Bonomo, pensando proprio, hai capito? Allora, quindi prima, seconda e terza, dedicata a Tonino Tagliamonte. La prima volta che ti ho incontrato è
stata rintorno a Maraurretta. Tu proprio faccia me stiva assettata, ma aveva già ingegnato una baglietta. Tu mi guardaste e te guardai, tu sospiraste, i sospirai, scennista, scennetta, saiista, saietta, così dopo nemmeno mezz'oretta. Bene ricetta, o rammarato retto, poi nata volta che t'ha già incontrato, è stata verso i quattro chiavi d'amore, stavi elegante tutta intolettata, dicesti me l'offri di uno spumone. Troppo onorato e t'ammoccaste, mo piglia nata e tu pigliaste, asciste, ascette, saiste, saiette, roppa roio lasciando lo portone. Bene ricette a strato chia d'amore, poi un'altra volta che era già un rato, è stata in da chiesa viscovata, a fianco a me tu stiva denucchiata, e stava proprio brutto combinata. Dicetto il prete, sposato un mestre, fra me pensai, vuoi ad un mestre, asciste, ascette, saiette, mo io una pessima che fa malasse, e se ne fuglie con tutto fondo casse, mo so zitello e maritato, senza mogliere e disperato, sto iendo e venendo tra sempre. Ascende, c'era un ente pur di spumone, mannaggio dramma, ad un rettio chia d'amore. Ed era questa canzoncina qui, che era appunto questo omaggio all'Ottavio Buonomo televisivo. E io ho fatto un bel po' di cose carine in televisione, però io nasco anche come autore di canzoni, ne ho scritte un bel po', ho scritto tante canzoni molto divertenti, ma ogni tanto, ecco, la vena un po' malinconica, insomma la parte un po' più malinconica di me è uscita. C'è una canzone che a me piace particolarmente, non credo sia la mia canzone più riuscita forse, ho scritto testo e musica. Certo, non quella più di successo, perché quella, beh, ormai tutti lo sanno, è la canzone Facebook. Però la canzone mia preferita è quella che vi faccio ascoltare. Ecco, la mia canzone del cuore di questa puntata è Sono semplici parole, scritta su un treno, da Sapri verso Napoli. Bambino innamorato di un giocattolo perduto, e disegno la mia vita con immagini d'amore, e nasce una canzone tra le tante, una in più, una canzone in più. Semplici parole si colorano
guardo in una lacrima che ho lasciato andare, un pensiero solitario di un amore dimenticato, e rivedo dolci storie e le voglio raccontare, ed è forse una canzone tra le tante, una in più, una canzone in più non può far male.